questo piazzato andrà direttamente in area, perché si vede l'atteggiamento dei giocatori del Caldiero, la palla battuta da, no, non era Burato, era Viviani, palla sul lato corto, adesso attenzione, la recupera Zerbato, che brava lì dietro per Burato, il traversone, c'è il colpo di testa di Vanerin e poi c'è il gol del Caldiero con Jacopo Rossi, colpo di testa di Vanerin, la respinta di Ronco e più veloce di tutti è stato Rossi da due passi. E Luca, l'abbiamo detto, sulle palle inattive il Caldiero è una squadra pericolosissima. Sì, sì, assolutamente, lo ha dimostrato un'ottima azione, anche se lì forse Dionisi si è lasciato un pochettino rubare il tempo dall'avversario, quindi ha concesso quel traversone su cui Manarino è stato bravo. Meno, c'è solo un tempo a disposizione per la 45 minuti per la squadra di parlato per recuperare e raddrizzare questo risultato. Le possibilità sono, abbiamo visto nel secondo tempo la squadra del primo, nel finale del primo tempo, scusa, il Trento aveva creato le situazioni per rimettere in parità il risultato. Serve pazienza e molta lucidità davanti, perché la squadra, sappiamo, la squadra di Caldiero, del Caldiero si chiude molto bene. Nessuna novità mi pare comunque tra le due formazioni, l'unico cambio purtroppo quello del Trento, l'uscita di Gatto sicuramente un po' penalizza la squadra. Iniziata la ripresa, sì, l'unico cambio è quello che abbiamo visto nel primo tempo, ovvero Gatto che ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare all'inguine e al suo posto è stato Gabriel Nunes, che è andato a prendere lo stesso posto occupato dal playmaker napoletano. Trento che adesso prova ad alzare subito il ritmo con Salviato che va a giocare lungo, la giocata lunga per Aliu, Aliu contro la palla, è partito in posizione regolare, non si alza la bandierina dell'assistente, Aliu si accentra al limite dell'area, passo doble, Aliu la conclusione, la palla viene incontrata, resta lì, poi c'è l'uscita, la caduta, calcio di rigore per il Trento, l'uscita in ritardo di Aldeghieri e ai danni di Belcastro, mi è sembrato, no, Pattarello forse, Pattarello, vedo Pattarello che zoppica, c'era anche Belcastro in zona, palla conquistata a Luca, alla conclusione c'è stata una deviazione, palla che è diventata un filtrante, quindi Aldeghieri è uscito alla disperata e questa volta ha toccato. Mi sembra Pattarello che lo vedo un sì, po' zoppicante, non hanno protestato i veronesi, segno che la decisione del direttore di gara. Belcastro sul dischetto di questo importantissimo calcio di rigore, prende la ricorsa Belcastro, Belcastro contro Aldeghieri, la conclusione, la rete! Tira Trento e vai, ale ale ale, non fermarti mai, un'aquila gialla in un cielo blu. Assolutamente, poteva cominciare meglio il secondo tempo, avevo detto lucidità, testa in questa inizio di ripresa, Trento perfetto, bravo Aliu. Palla nei piedi di Pilastro, mancano 35 secondi allo scadere dei 5 di recupero, Pilastro apre a destra per Santuari, Santuari controllo orientato, palla per Caporali, Caporali viene attaccato, riesce a far passare il pallone, palla corta, vince contrasto, benissimo Santuari, Santuari all'indirizzo di Pilastro, potrebbe essere l'ultima azione, la palla scude la tenara, troppo sul portiere, andava a attaccarla Aliu, c'era anche Rini, palla troppo sul portiere e qui a 15 secondi dalla fine, con la palla saldamente tra le mani del portiere del Caldiero, mi sembra di poter dire che sia il momento del game over, gioca con il cronometro, l'arbitro ha già messo il fischietto in bocca e quindi aspetterà solamente che il pallone parta, così infatti arriva uno, arriva due, arriva tre, Trento Caldiero finisce 1-1, Luca commenta il match. Ma è, diciamo, un risultato che si può anche accettare, il Trento ha dato la sensazione di poterla vincere nel secondo tempo questa gara, soprattutto per aver trovato il pari all'inizio del secondo tempo, il momento è chiave, direi, e si è avuta l'impressione che il Caldiero avesse difficoltà, ha fatto fatica poi nell'ultima parte ad alzarsi, era una gara che si poteva vincere, ma diciamo che è un punto comunque che fa bene, che fa classifica, che allunga la serie positiva ed era un passaggio questo difficile, diciamo, l'abbiamo visto, il Caldiero è sicuramente un'ottima squadra, una squadra in forma, forse la più in forma del campionato, quindi direi che è un punto che si può accettare serenamente. Trento che sale a quota 62 in classifica, si porta momentaneamente a 63, chiedo scusa, e si porta momentaneamente a più 10 sulla Manzanese, che mercoledì sarà impegnata sul campo dell'Union Feltre nella 31esima giornata. Lo ripetiamo, questo era l'anticipo per l'appunto il 31esimo turno. Io ringrazio Luca Mancini per la compagnia in questa partita. Grazie, grazie, grazie Luca. Grazie mille Luca Mancini, prima firma calcistica del quotidiano L'Adige. Io ringrazio Stefano Micheletti per la regia e le riprese, Stefano Nardelli per la parte grafica, Filippo Fagetti per l'assistenza da remoto. Noi ci risentiamo domenica, domenica dallo stadio comunale di Manzano, dove andrà in scena la super sfida, il big match tra le prime due della classe. Vedremo se il distacco sarà quello di oggi, sarà di 9 punti o sarà di 7 punti.